Bentornati e bentrovati cari amici di Dems Gadget, sempre qui al Mobile World Congress allo stand Alcatel. Alcatel che quest'anno ha presentato anche un interessante 2-in-1, un laptop, il Plus 12. In pratica abbiamo un 2-in-1 che si riesce a richiudere come se fosse realmente un computer, perché abbiamo un tipo di fessura rotante che però non è fissa, ma bensì ha un incavo all'interno che permette di far ruotare il tablet come se fosse realmente agganciato. Infatti non esce in questo modo qui, non lo possiamo stirare, ma solo in questa parte possiamo stirarlo, possiamo staccarlo, quindi è anche molto intelligente. Il tablet pesa da solo 599 grammi, poi in più dobbiamo mettere il peso della tastiera. Sulla parte inferiore possiamo trovare questa lunga banda per non far toccare la parte in plastica, perché è tutta plastica, non ha una scocca in alluminio, mentre sulla parte posteriore abbiamo questa linea stondeggiante che accompagna la curvatura poi dell'incasso interno. Qui possiamo trovare tutta una serie di attacchi, abbiamo la micro USB, l'USB AC, il bilancio del volume. Questo qui è il tasto di spegnimento e accensione del terminale con sensore di impronta integrato, jack da 3,5. Poi abbiamo sulla parte sinistra non abbiamo nulla, mentre qui abbiamo il carrellino per la SIM e per l'espansione di memoria, dato che abbiamo un tablet che è un laptop che può essere in cui può essere integrata una SIM con connessione fino a 4G. Abbiamo i due altoparlanti per l'audio, ma andiamo ad aprirlo adesso, andiamo a vedere un attimo internamente com'è. Allora, con il tocco qui da un lato, oppure riproviamo, ok, eccoci qui. Non so che cosa ha avuto questo tablet. Comunque, allora, un dispositivo che ha a bordo Windows Hello, Windows 10 per quanto riguarda il sistema operativo, molto interessante perché comunque è molto intuitivo, molto veloce, gira bene. Abbiamo tutto, chiaramente tutta l'interfaccia Windows classica, ma che poi possiamo sempre entrare nel tablet mode, quindi utilizzando la tablet, perché noi lo possiamo staccare e lo possiamo utilizzare benissimo come tablet, che è anche più comodo adesso per la recensione. Abbiamo i tre classici tasti di Windows, questo qui per il multitasking, abbiamo il tasto home e il tasto back. Con il menu a sinistra possiamo andare a trovare la gestione degli account, dei diversi account utente, la gestione dei setting, quindi tutte le caratteristiche, diciamo, di base, tutte le impostazioni che possiamo trovare su Windows da tablet. Ma riportiamolo un attimo qui e rimettiamo la versione Windows classica da desktop. Qui ci sono tutte varie applicazioni preinstallate. Comunque, allora, la fotocamera invece, da dire, è molto importante, la fotocamera frontale da ben 5 megapixel, mentre il display è un'unità da ben 11.6 pollici, abbastanza compatto, anche perché poi abbiamo piccole cornici, connessione LTE, la risoluzione dello schermo è Full HD e abbiamo anche una porta micro HDMI che dovrebbe essere da questa parte qui, non so se ve l'ho fatta vedere. Micro HDMI, quindi molto interessante per quanto riguarda anche le connettività. La tastiera è dotata di connessione, funziona tramite Bluetooth o connessione, togliamo il filo da qua dietro, connessione wireless, la possiamo accendere o spegnere semplicemente da questi tasti qui. Abbiamo tutte una serie di scorciatoie molto comode. Il trackpad, diciamo, devo dire, funziona abbastanza bene, anche se un po' ruvido, rimane non proprio preciso. Comunque abbiamo vari tipi di scorciatoie e diventa un laptop 2-in-1 che potrebbe essere comodo per lavoro e soprattutto nel settore del business a livello quotidiano. Il dispositivo è stato proposto anche in differenti colorazioni, qui abbiamo anche la versione grigia chiara e quella lì che abbiamo fatto vedere adesso è la versione grigia scura. Comunque è molto compatto, poi è abbastanza leggero.
un dispositivo che per ora abbiamo solo testato in anteprima, speriamo di provarlo al più presto di persona e in una recensione un po' più approfondita, anche per testare tutte le caratteristiche, soprattutto l'autonomia del tablet. Vediamo, dovremmo vedere quanto dura a livello lavorativo e sforzandolo un po'. Comunque poi questo qui ne parleremo più là. Per ora è tutto per questa prima anteprima dal Mobile World Congress, dallo stand Alcatel. Un saluto a tutti da Times Gadget, Pier Giorgio.